Entro pochi giorni ogni famiglia residente nel comune di Venezia avrà il suo pacchetto con 4 mascherine chirurgiche rifornite gratuitamente dal comune. 600.000 quelle acquistate da Cafarsetti in Cina e che sono arrivate in città. Qui siamo nel magazzino dove sono avvenuti lo smistamento e la preparazione degli scatoloni per la distribuzione ad opera dei volontari della Protezione Civile. 4 mascherine a famiglia riposte in una busta sterilizzata per 150.000 nuclei familiari. Ci rendiamo conto che sia poco, però è veramente, la spesa è stata di 250.000 euro del comune, rischiando anche, perché abbiamo dovuto pagare in anticipo in Cina. Per fortuna abbiamo ottime relazioni personali, avevamo già avuto da Shenzhen delle mascherine gratis, difatti voglio ringraziare tutta una serie di, diciamo, di attori italiani e cinesi che ci hanno aiutato in questi periodi, questo va detto, magari avremo modo di rendicontare. All'inizio ci sono state anche regalate delle mascherine, quelle per la sicurezza, poi le abbiamo acquistate, noi abbiamo continuato ad acquistare mascherine Lotti per le mascherine, quelle appunto di sicurezza per i nostri autisti della CTV, per il personale della, di Veritas, per tutti quelli che lavorano a contatto con le persone per modalità di lavoro. Devo dire che anche su questo abbiamo fatto tutto da soli, lo stesso l'igienizzante. Io continuo a dire che forse lo Stato adesso dovrebbe cominciare a farsi una pianificazione di quello che serve ai cittadini, insomma. E dopo si fanno le conferenze stampa. Ancora non era stato illustrato dal Premier il piano per la fase 2 e le aspettative di Brugnaro sembrano a questo punto disattese rispetto a quanto dichiarato ai nostri microfoni. Stiamo organizzando un piano. Anche per le spiagge. Abbiamo bisogno di una collaborazione del governo in chiave di programmazione, solo questo, nessuno vuole negare niente o sottovalutare nulla, però dobbiamo tornare a vivere. Quanto al moto di stizza di qualche giorno fa nei confronti del Presidente della Regione per l'ordinanza sui cimiteri, il Sindaco di Venezia ammette di aver avuto uno sbotto e riconosce al Governatore capacità ed impegno. Resta perplesso però sul numero di decessi per Covid a Venezia. Quello che non tornano sono il numero dei morti, nel senso che nel comune di Venezia noi possiamo dire questo numero che abbiamo, sembra quasi che i morti di quest'anno siano gli stessi dell'anno scorso e forse addirittura anche un po' meno del 2019, per cui è semplicemente cercare di capire come sono stati conteggiati, forse una chiarezza maggiore, avremo tempo probabilmente, ma per capire quali sono le cause di queste morti, quali, probabilmente qualche autopsia in più andrà fatta, ma queste sono le autorità sanitarie, credo nazionali, che devono dare, lo stesso OMS.